Il catalano Manuel Vázquez Montalbán è ritenuto uno dei maggiori scrittori contemporanei di lingua spagnola. Autore di narrativa, saggistica, poesia, acuto opinionista, tradotto in numerosi paesi, Montalbán deve innanzitutto la sua popolarità ai romanzi polizieschi imperniati sulla figura dell'investigatore privato di Barcellona, Pepe Carvalho, un ex militante comunista, colto, disincantato ed appassionato di cucina. Le avventure di Carvalho, nei 25 anni trascorsi dalla pubblicazione del primo episodio di questa fortunata serie, hanno attraversato la storia moderna della Spagna, dalla fine della dittatura franchista fino ai giorni nostri. Carvalho ha un'età biologica, ha quasi 60 anni. Un pochino di più. Già li ha superati. Se rispetto l'età originale del primo romanzo, Carvalho deve avere 62-63 anni. E lei recentemente ha detto che ormai è diventato un po' anziano per continuare a fare il detective e vorrebbe riciclarlo come spia postmoderna. È un progetto che si concretizzerà a breve tempo? Non lo so, del momento è un progetto ironico, perché mi dispiace finire con Carvalho, mi dispiace ammazzare Carvalho. È vero che, un detective a 61-62 anni comincia a essere un detective problematico dal punto di vista letterario, la realtà non lo so. Ma mi sembra molto interessante cominciare a speculare sulla possibilità di una riconversione del modello di Carvalho, di passare a diventare per esempio un spia postmoderno. Che vuol dire spia postmoderno? Un spia al servizio dei servizi di informazione oggi reali, no? Oggi non è possibile un mondo di spia come il romanzo delle Carré, perché è un mondo condizionato per tutta la guerra fredda. In questo momento la teoria della guerra è una teoria diversa e in futuro le guerre saranno sempre civili, se si considera tutta la struttura della globalizzazione, ma in futuro sarà evidentemente necessario servizi di informazione, per esempio regionali, un servizio di informazione per conflitti di carattere linguistico, etnologico, un conflitto ecologico. Tutto questo genererà il bisogno di informazione, il bisogno di un tipo di spia nuovo, e Carvalho può diventare questo spia, no? Nuovo, ma con una certa distanza ironica. Nel frattempo, per la serie quella originaria, quella spagnola, mi pare che c'è una nuova avventura che si svolge in Argentina, a Buenos Aires. È una indagazione di Carvalho a Buenos Aires in l'epoca menemista, comunque un bilancio dell'evoluzione della società argentina dopo il periodo militare, e per finire in questa situazione attuale dal punto di vista etico, politico, economico del menemismo. Tra l'altro leggevo che un estimatore suo di Carvalho è il comandante Marcos, il comandante zapatista. Sì, per quando un equipo di televisione spagnola si è andato a fare un'intervista con Marcos a Chiapas, nel momento dell'intervista il comandante ha saputo che uno dei componenti del gruppo era di Barcellona. Ha detto: "Ah, Barcellona, mi piaceva molto leggere a Carvalho, ma ultimamente non posso leggere a Carvalho", l'hanno detto. Perché? Quando parla di cucina, allora io ho bisogno di mangiare, in la selva, in Chiapas, è molto difficile trovare tutto questo. I manicaretti che in genere mangia Carvalho. La cucina di Carvalho, no? Allora gli ho scritto una piccola colonna dicendo che Carvalho in un momento determinato si dedicherà alla cucina di sopravvivenza, la cucina guerrigliera, per i guerriglieri, no? Che logicamente in America Latina deve essere una cucina precolombina. No? Una cucina precolombiana, e quindi adatta al menu del comandante Marcos. Il romanzo nero nordamericano in lei ha esercitato una dichiarata influenza per quel rapporto parallelo tra delitto e potere, e per la rappresentazione del crimine in chiave sociale. Continua ad essere così anche con la produzione più recente? No, io credo che la grande pulsione originale in questo indirizzo che viene da Chandler, Hammett Chandler,
Thompson, Chester Hayes. Oggi si è arrivato a un certo poliziesco specializzato. L'importante è trovare un privato, un detective privato curioso e diverso, e attraverso questo detective privato diverso arrivare a uno sguardo diverso. Vuol dire che l'importante è trovare un, per esempio, un detective omosessuale, e allora condiziona tutto lo sguardo del romanzo in funzione di questo detective. Un detective di una caratteristica sociale determinata e condiziona lo sguardo di questo. Questo è più importante che l'adattazione della volontà di descrivere un processo sociale attraverso un filtro come è il detective privato. Voglio dire che si è arrivato a una novella, a un romanzo in America detective specializzato, sì, cioè per la sua condizione sessuale, per la sua condizione culturale, perché è una donna, perché un ecologico, eccetera, eccetera. Cosa intende quando dice che gli investigatori privati, lo fa dire a Carvalho in uno dei romanzi, sono il termometro della morale comune? Sì, per quanto questo lo dice Carvalho in un momento in cui non ha lavoro, e questo vuol dire che alla società non importa un certo tipo di delitto e non importa un certo tipo di peccato, in un senso più morale dell'espressione, e allora per questo non incarica al detective privato una indagazione, per quanto non ha, per esempio, il problema dell'adulterio, no? 20 anni fa o 30 anni fa era quasi l'industria fondamentale di un privato, no? Il marito che arriva e dice la mia moglie fa questo, allora comincia l'indagazione, e questo significa praticamente il lavoro più importante di tutti gli investitori. Oggi io credo che questo tipo di lavoro praticamente non esiste, per quanto l'adulterio non importa niente. Invece in un altro romanzo, Tatuaggio, Carvalho sostiene che in un'indagine la cosa peggiore è partire da un'ipotesi, cioè da un'ipotesi investigativa. È sempre così? No, sì e no, non si può generalizzare. Questa è la tesi di Carvalho, la posizione di Carvalho, ma per esempio hai di altri investigatori privati che partono da un'ipotesi di lavoro. Ma il metodo di Carvalho è un metodo molto simile al metodo di Maigret, che il metodo di fare un'inchiesta, no? Un'inchiesta è attraverso dell'intuizione, della reazione psicologica dei personaggi, allora arrivare a una conclusione o arrivare a una situazione che di fatto sia sufficientemente chiarificatoria e clarificatoria della realtà e della verità. Ma non parte mai di un'ipotesi previa. Ci sono, in Spagna si chiamano proprio carvallisti. C'è dei, non so se sono organizzati in club, no, dei fans, comunque degli appassionati che persino si riuniscono, e comunque stimatori di Pepe Carvalho ci sono in molti paesi nel mondo. C'è un tipo di pubblico che si avvicina anche perché rivede nel personaggio qualcosa di sé? Io credo che si generazionale. Stabilisce un rapporto di complicità. Di complicità di sguardo, d'una parte il pubblico dell'età di Carvalho, il pubblico di 50-60 anni, no? Io credo che attraverso Carvalho fa una lettura della sua stessa evoluzione e del passo dell'epoca degli anni 60, gli anni della grande aspettativa, della grande speranza, no? La rivoluzione sessuale, la rivoluzione dei hippie, la nuova cultura, la contracultura, tutto questo. Fino a questo, l'aspettativa del progresso in libertà, fino al comunismo in libertà, tutta questa mitologia ideologica di questa epoca, fino a questo 2000, anno 2000, in una certa sensazione di incertezza, della non esistenza del futuro come promessa, di insicurezza del lavoro, insicurezza sessuale per la paura, insicurezza etica. E per questo esiste una certa complicità per il rapporto Carvalho. Carvalho io credo che è stato il testimonio di questo viaggio, del viaggio dell'aspettativa degli anni 60 a questo periodo d'oggi di un certo pessimismo generalizzato. E dopo le più giovani fanno attraverso Carvalho trovano un sguardo critico sulla realtà, di una certa ribellione, no? E anche io ho un terzo settore molto curioso, il settore dei yuppie con una cattiva coscienza, yuppie autocritici, no? Che allora... Yuppie forse ora sono diventati
poco di moda, almeno nei giornali. Sì, il ma termine sono questi professionali d'origine impegnati che dopo per un problema di status economico hanno diventato manager e tutto. Allora fanno una lettura di Caravaggio come la nostalgia di se stessi, come ricercando il suo passato, il suo origine, no? la libertà del suo origine. Per una poi, contraddizione. Una contraddizione, tutto il mondo è pieno di contraddizioni. E nei suoi libri, non solo nei romanzi della serie di Caravaggio, a volte si citano autori italiani, da Cesare Pavese a Salvatore Quasimodo, ed è poi anche nota un certo accostamento anche rispetto alla tecnica narrativa del giallo con Leonardo Sciascia. E invece degli autori contemporanei, e in particolare dei giallisti, se conosce qualche italiano, se ha letto qualcosa, se le interessa qualcosa di autori italiani, anche di genere. Bene, io sono un pessimo lettore del romanzo poliziesco, io non sono, come si dice, al giorno, io non, praticamente mi arriva in un momento una pressione determinata, bisogna leggere a fulano, bisogna leggere questa opera, ma io sono un lettore che può fare un bilancio attuale, oggi che vuole dire il romanzo poliziesco in Italia, in Francia. Di fatto io sono ancora all'epoca in Francia dell'apparizione di questi, di Denain, di Pennac, Daniel Pennac. Pennac, sì. I Denain che sono come la scrittori che hanno una vinculazione entro romanzo poliziesco e trotskismo in certo senso, no? Che è l'epoca che Mandel fa un studio sul romanzo poliziesco e dice che è l'unico romanzo onesto che esiste, no? Tutto il resto. C'è lo storico marxista Mandel. Mandel, sì. Che è un teorico d'economia, ma ha fatto un studio sul romanzo. Sì, in Italia è, credo, pubblicato da Tropea. La Tropea, ma in questo, per esempio, in questo trattato di Mandel dice che io sono un esponente dell'eurocomunismo piccolo borghese. Per quanto mi vede a me, io avevo pubblicato fino a quel momento due romanzi in francese. E la unica possibilità di Mandel di leggere. Allora ha fatto una lettura settaria della mia posizione e è arrivata a questa. Bueno. Il rapporto tra cibo e giallo. In Italia qualche anno fa c'è stato niente meno un convegno a Perugia, Crimini di Gola, era il titolo del convegno, dal quale è stato tratto anche la raccolta degli atti del convegno stesso. E c'era questo famoso parallelo principalmente tra Caravaggio, Maigret e Nero Wolf, che spesso si fa. Sì. Diciamo che per quanto riguarda Caravaggio, che credo era poi quello che destava le maggiori simpatie, lo si definisce uno che col cibo ha lo stesso rapporto che ha col cibo e con la cucina, lo stesso rapporto che ha con l'indagine poliziesca, cioè sporcarsi le mani. È una pratica manuale e questo marca la differenza tra Caravaggio, Nero Wolf o Maigret. Il caso del Maigret, chi fa la cucina è la signora Maigret, è la moglie, la donna di Maigret. Nel caso di Nero Wolf è il suo cuoco, che è Fritz, no? Che fa una cucina un poco speciale. Io non so se si può mangiare la cucina di Fritz, bisognerebbe fare una prova per vedere se si... Il caso Caravaggio, no, Caravaggio è direttamente un cuoco, fa la cucina, la fa anche biscuiter, ma Caravaggio fa la cucina. Questa è la... Io ho parlato della cucina, nel caso di Caravaggio, come una certa metafora della stessa cultura, della stessa vita. No? La cucina vuol dire maschera, no? Vuol dire situare una maschera alla morte, la morte degli animali o la morte delle piante. E dopo di questa morte, che significa ammazzare la natura, ammazzare vita, la cucina è convertire la cultura di fare la cucina in una maschera di questa operazione previa di una grande crueltà. Spesso definendo le storie di Pepe Caravaggio si dice che sono appunto malinconiche e tristi. Io invece ci trovo spesso momenti anche di grande ironia e di divertimento. In alcuni, ad esempio nel Balenario, quello che è le terme in Italia, praticamente è satirico.
satirico. Ho saputo da poco, questo non ero a conoscenza, che lei ha diretto pure dei giornali satirici. Un giornale, ho collaborato in due o tre, ma ho stato il direttore di uno che si chiama Por Favore, la espressione italiana dice per favore, ma sia equivalente per favore. Era un giornale, era un settimanale satirico che è pubblicato dall'ultimo anno del franchismo, 74 fino al 78, in un'epoca molto dura per il rapporto con la censura, con il Ministero di Formazione. Ma anche nell'ultimo anno del franchismo, quel Por Favor faceva satira politica? Sì, sì, lui faceva satira politica a un prezzo molto elevato, per quanto è stato interdito due volte o tre volte, e una interdizione di questo tipo, una proibizione di questo tipo, cioè, significava chiuso? Quattro mesi chiuso. Chiuso, che era un problema economico molto difficile da superare. La nostra rassegna che facciamo da tre anni a Siracusa, abbiamo dato come nome a questa rassegna Giallo Mediterraneo, mentre a suo modo di pensare è la melanzana, l'unico elemento reale, unificatore di tutto il Mediterraneo. È una ironia, ma in certo senso è vero, no? Perché noi parliamo, il Mediterraneo è una costruzione culturale, è un immaginario. Ma può diventare una realtà, ma dipende allora da questioni molto difficili, no? Per esempio il rapporto nord-sud, no? Il Mediterraneo è quasi l'escenario di questo rapporto, no? Di una parte, il Mediterraneo nord è il sud del nord vero, e il Mediterraneo ha un sud che è tutto il Maghreb, tutto il nord d'Africa. Questo può arrivare a diventare una realtà unica. Dal punto di vista economico, no. Dal punto di vista culturale, oggi il sentimento dominante in questo rapporto è la paura del Mediterraneo Nord al Mediterraneo Sud, all'invasione dell'operaio del Sud, al mercato di lavoro del Nord. E, quando parlavo del Mediterraneo, allora bisogna lasciare tutta la mitologia lirica e tutta la mitologia per parlare realmente di noi. Il Mediterraneo può diventare una realtà, ma se noi affrontiamo non soltanto una costruzione di carattere culturale, ma anche un problema di strutture economiche, di superstrutture politiche e culturali. E per questo mi dispiace, certamente, parlare di questo alla leggera, di una maniera troppo leggera.